affari milionari, sotto indagine il marchese di Gresia, giudizio per truffa e appropriazione indebita. Sull'onda di una tempesta giudiziaria, il marchese di Gresia è finito al centro di un'indagine che lo vede accusato di truffa, rinviato a giudizio in Svizzera e appropriazione indebita. Al vertice delle società lussemburghesi De Peul Sal prima e Virtus Estates poi, avrebbe raggirato dei facoltosi investitori convincendoli a investire su alcuni bond. Come riportato da un noto giornale nazionale, La Stampa, prometteva interessi a svariati zeri, ma i soldi, almeno secondo gli investigatori, sarebbero stati dirottati su altre imprese satellite e utilizzati per interessi personali. Ad esempio la società Elemata Maddalena, per costruire una cinquantina di ville in Sicilia, ristrutturarne un'altra per realizzare un resort di lusso nell'area della Pillerina sulla costa ionica. I terreni li ho ricevuti in eredità da mia madre, spiega Emanuele Di Gresì durante l'interrogatorio. C'è stato un primo progetto di sviluppo nel 2014 che non ha dato frutti per questioni di leggi ambientali. Ho quindi cercato altri investitori nel periodo post-pandemia. Sotto il faro degli inquirenti, sempre secondo La Stampa, con un articolo di Irene Famà, sono finiti affari dal 2014 al 2016 intorno ai 6 milioni di euro e svariati progetti, uno che riguarda un immobile londinese, un altro alle Mauritius. Indagato questa volta a Vercelli in Piemonte in un'inchiesta della Guardia di Finanza per truffa e associazione a delinquere finalizzata alla truffa, c'è anche il promotore finanziario, una sorta di intermediario, così sostiene la procura piemontese. E grazie a una sua consulenza in diversi avrebbero affidato a Di Gresì ingenti capitali da investire in operazioni nel Principato di Monaco e a Londra. Monte Carlo, si legge nel capo d'accusa, Di Gresì tramite la sua società avrebbe sottoscritto il preliminare di acquisto di un immobile di prestigio, Villa Ortensia, per poi dirottare il ricavato milionario alla sua società e ai suoi conti. Il marchese Di Gresì però riferisce attraverso una nota del suo avvocato Paolo Coppola di aver ricevuto dal Tribunale di Lugano la notifica di un atto di accusa dove gli viene contestata l'amministrazione infedele a seguito di una vertenza in corso tra una società della quale Di Gresì è stato nel consiglio di amministrazione in un periodo successivo ai fatti oggetto di contestazione e alcuni privati che avevano sottoscritto obbligazioni emesse da detta società. La vertenza oggetto di vibrante contestazione da parte di Emanuele Di Gresì e lo stesso riferisce di attendere la fissazione della relativa udienza alla quale sottoporre al Tribunale di Lugano le proprie difese.